col treno del 2022, è arrivato 12 ore fa, come questo. Dove ci porterà e cosa vivremo nessuno lo sa, fino a quando non succederà. Sicuramente il 2021 ci ha lasciato tanti tamponi da fare, così come il terzo richiamo del vaccino anti-Covid-19 e via dicendo. Cosa succederà nel 2022? Lo sapremo quando saremo sopra questo treno che viaggia velocemente, sì, come il tempo. E lì sapremo cosa ci avrà riservato questo meraviglioso e splendente 2022. Sì, splendente come il sole che oggi risplende appunto là in cielo, un cielo azzurro, sereno, che ci fa ben sperare di poter sconfiggere definitivamente il Covid-19. Già, la speranza è l'unica certezza che abbiamo, tutto il resto sarà quello che sarà. Ecco, dopo questa breve sosta, come dicevo prima, il treno del 2022 è pronto a partire. Godiamoci anche questa strana e difficile avventura che ci offre la vita, perché è l'unica che abbiamo. E sia nella gioia che nella difficoltà dobbiamo saper apprezzare ogni suo momento, ogni suo attimo. Solo così ci possiamo sentire veramente vivi. La stazione identifica un po' la vita. Un treno arriva e l'altro se ne va. Così come gli anni, così come gli amici, così come l'amore, così come tante altre cose. Arrivano e poi se ne vanno. E questa si chiama speranza, perché dopo ogni situazione che si chiude, bella o brutta che se sia stata, se ne aprirà un'altra nuova, così come il treno che va e l'altro che ritorna. Già, la vita è simile a un viaggio lunghissimo su un treno speciale, che non sappiamo dove ci porterà e quando terminerà. L'augurio per questo 2022 è che la speranza non muoia mai, perché è meglio piegarsi alle difficoltà della vita che spezzarsi, perché solo così potremo continuare a sperare in una vita migliore, in momenti di gioia, di felicità, purtroppo tra tante amarezze e difficoltà. Ma questa, come ho sempre detto, è la vita e bisogna accettarla così com'è, per sorridere sempre, anche nei momenti peggiori.